Segnali incoraggianti per la produzione del settore tessile che nel primo trimestre del 2022 segna più 14,9% rispetto allo stesso periodo del 2021 e più 3,3% rispetto al quarto trimestre. Bene anche il meccano tessile con più 7,8% e più 3,8%, valori analoghi all'abbigliamento. Complessivamente il distretto segna un più 11,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A dirlo il report trimestrale del Centro Studi Confindustria Toscana Nord, che analizza l'andamento della produzione nei distretti di Prato, Pistoia e Lucca. In generale si assiste a una lieve frenata in un trimestre segnato prima dal fortissimo incremento dei prezzi, soprattutto energetici, e poi dallo scoppio della guerra in Ucraina. Nella lenta risalita del manifatturiero pratese dopo il crollo dovuto alla pandemia, il primo trimestre del 2022 rappresenta una tappa positiva, spiega la vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Fabia Romagnoli. Ma le imprese commentano con amarezza che forse mai c'è stata così tanta domanda con così poca possibilità di realizzare margini. Il motivo è sempre lo stesso: prezzi elevati di gas ed energia elettrica, ma anche delle materie prime. La variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente nei distretti di Prato, Pistoia e Lucca segna un valore nettamente positivo, più 6,1%, anche se leggermente inferiore alle prestazioni dei trimestri precedenti.